Sì, il MOV, che è il Movimento Studentesco Salernitano, che è un movimento che si è creato da poco a Salerno, ma che è già abbastanza forte, e le motivazioni per questo corteo in realtà sono quasi sempre le stesse: la buona scuola, noi stiamo lottando contro la buona scuola. Chi è che qua sta protestando? Quali scuole? Sì, varie scuole, tutte le scuole di Salerno. Ogni scuola ad oggi ha un suo comitato, e da ogni comitato, le idee che escono vengono raggruppate nel MOV. Quindi il MOV non è un gruppo di un gruppo elitario di ragazzi che... Perché questi ombrelli? Perché? Gli ombrelli ricordano Hong Kong, ovviamente tutti sanno della protesta che c'è stata a Hong Kong contro il fatto che là non c'è democrazia. In effetti qui c'è una democrazia, ma possiamo considerarla come una democrazia. Quali cose, diciamo, notate peggiori oggi nelle scuole che vanno male? Ah, vabbè, questa è una domanda retorica. Allora, se vogliamo considerare il Nautico, possiamo dire che è una scuola che cade a pezzi. Il Nautico ha avuto un crollo del soffitto, è crollata una tapparella, poi scuole come il Severi hanno un auditorium che non funziona più. Tutte le scuole di Salerno, se poi vogliamo parlare delle scuole del centro, possiamo ricordare che l'artistico poggia su una chiesa sconsacrata che potrebbe cadere da un Quindi momento scuole a pezzi. Sì, le scuole a pezzi. Come ti chiami? Luigi Ligrone. E vorrei sottolineare il fatto che ormai noi ragazzi rischiamo ogni giorno quando andiamo a scuola la nostra vita, in effetti, perché ormai non è una fantasia il fatto che la scuola ci possa crollare addosso, è una realtà. Grazie. E se noi ragazzi lottiamo ogni giorno per avere una cultura, per formarci, perché noi in effetti saremo la classe che dirigerà il paese nel futuro, eppure le classi che ad oggi stanno dirigendo il paese stanno facendo di tutto per bloccarci, stanno facendo di tutto per evitare che noi possiamo far rinascere questo paese, perché il nostro è un grande paese, ma bisogna partire da noi giovani, e noi giovani ad oggi non abbiamo alcuna disponibilità per poter farlo rinascere. Possiamo partire dal fatto che le scuole ci crollano addosso, possiamo partire dal fatto che rischiamo la vita per andare a scuola, che i trasporti pubblici costano tantissimo, ad esempio i ragazzi che abitano in luoghi come ad esempio a Salerno, Ponte Cagnano, Girponi, per venire a Salerno devono pagare ogni giorno un biglietto di 2,20 euro, all'andata 2,20 euro, al ritorno sono 5 euro al giorno. Ma allora la nostra domanda è questa: la scuola pubblica, la scuola gratuita, dov'è? Grazie, grazie da Positano News, grazie.